Con questo video ci proponiamo di disegnare le proiezioni ortogonali di un prisma a base triangolare, più esattamente il triangolo alla base, come vediamo è un triangolo isoscele. Le dimensioni: 3 cm la base del triangolo, 6 cm l'altezza del triangolo che forma la base e l'altezza complessiva del prisma è di 10 cm. Quindi abbiamo questa situazione: il prisma poggia con la base sul piano orizzontale, con una delle basi sul piano orizzontale, e questo lato del prisma è parallelo al piano verticale. Quindi cosa vedremo? Evidentemente sul piano orizzontale vediamo semplicemente come proiezione un triangolo. Sul piano verticale vedremo queste due facce inclinate del prisma, sul piano laterale vediamo proiettata solo una faccia. Posizioniamo a nostro piacere il prisma sul piano orizzontale. E allora cominciamo a tracciare la linea di terra più in basso rispetto all'asse del foglio, per esempio qui. Stiamo utilizzando un foglio di formato 24x33 cm. E quindi tracciamo l'asse verticale. Dunque, linea di terra comprendente gli assi X, Y', Y e Z, centro degli assi O, piano orizzontale, piano verticale, piano laterale. Se disegniamo a matita, come al solito, ricordiamo che penna nera vuol dire mina morbida, penna rossa vuol dire mina dura ed è quella che utilizziamo per le linee di costruzione. La mina morbida per ricalcare le linee principali. E allora cominciamo a posizionare il prisma sul piano orizzontale. Potremmo porci a una distanza, ad esempio, di 2,5 cm dalla linea di terra. Quindi tracciamo una linea a distanza di 2,5 cm dalla linea di terra. Possiamo porre questo spigolo del prisma a una distanza, per esempio, di 5 cm dal piano laterale, quindi da questo asse. La base del prisma abbiamo visto che è di 3 cm. Segniamo anche il punto medio di questo segmento e tracciamo l'altezza della base, che è di 6 cm, quindi tracciamo questa linea e su questa linea stacchiamo una misura di 6 cm. Possiamo disegnare con la penna nera e quindi con la matita morbida le linee che contornano questa base proiettata sul piano orizzontale. Quindi abbiamo disegnato la proiezione del prisma sul piano orizzontale. Ma passiamo al disegno della proiezione del prisma sul piano verticale. E dunque, proiettiamo su questi due spigoli e lo spigolo centrale. L'altezza del prisma abbiamo detto che è di 10 cm. Quindi stacchiamo qui l'altezza di 10 cm. E tracciamo questa linea fino al piano laterale. Possiamo disegnare direttamente con mina morbida questo lato. Ricalchiamo lo spigolo centrale e questo lato qui.
Centrando in O col compasso, tracciamo questo arco di cerchio a partire da questo punto. E quest'altro arco di cerchio. Possiamo dunque tirare su questo spigolo e questo. Ecco, questa è la proiezione del nostro prisma sul piano laterale. Le lettere. Cominciamo dalla base che poggia sul piano orizzontale. Possiamo per esempio indicare questo punto con la lettera A, questo vertice, quindi abbiamo A, B e C. Queste lettere avranno tutte un apice. Ma per la base superiore dovremo indicare altre lettere che potrebbero essere le seguenti. In corrispondenza del punto A, la lettera D, quindi A coincidente con D, primo. B coincidente, questo è il punto B, questo sarà il punto E. E questo è il punto F. Sul piano verticale avremo, questo è il punto C, secondo, questo è il punto B, secondo, e questo è il punto A, secondo. Base superiore avremo F, secondo, e qui avremo il punto E, secondo, è il punto D, secondo. Dunque sul piano laterale abbiamo i punti C, per quanto riguarda la base inferiore, C coincidente con B, con tre apici, e il punto A, con tre apici. Base superiore, qui avremo F coincidente con E. E il punto D. Quindi se ci poniamo di fronte al piano verticale vedremo sulla sinistra questa faccia azzurra, sulla destra la faccia verde. Se ci poniamo di fronte al piano laterale, che sarà qui prima di rendere complanare i tre piani, vedremo di fronte a noi solo questa faccia, che è la faccia azzurra. Se siamo al di sopra del prisma vedremo evidentemente solo la base superiore, che abbiamo colorato di giallo, e qui abbiamo fatto vedere che c'è un po' di azzurro e a destra un po' di verde. Quindi faccia azzurra, faccia verde, base superiore gialla. Bene, possiamo passare ai titoli. Ecco, abbiamo disegnato dunque le proiezioni ortogonali di un prisma retto poggiato con una base sul piano orizzontale e con un lato parallelo al piano verticale. Le misure B piccolo, cioè la base del triangolo, 3 cm, l'altezza del triangolo H piccolo 6 cm, l'altezza complessiva del prisma 10 cm. Non dimentichiamo di riportare il nome della classe. È il nostro nome. Bene, ci possiamo fermare qui e dunque buon lavoro.